2 settimane fa vi avevo illustrato come il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica abbia prescritto sulla cessione del credito un'impostazione totalmente opposta a quanto sta facendo questo governo. Bene, anzi male. Ora vi illustro come la stessa cosa valga anche sul fronte della mobilità elettrica. Mentre infatti questo governo, in particolare alcuni suoi ministri, vogliono rallentare la transizione verso l'elettrico, cosa prescrive il Ministero nel documento programmatico fondamentale, il Piano Nazionale Energia e Clima, che ricordiamocelo, ci vincola verso l'Europa? Ora, nelle premesse, a pagina 7-8, ci precisa che nell'avviare il processo di aggiornamento del piano è stato seguito un approccio realistico e tecnologicamente neutro, che prevede comunque una forte accelerazione su le auto elettriche. A pagina 53 si ribadisce l'importanza della diffusione di tecnologie innovative, tra cui in primo luogo la diffusione della mobilità elettrica. A pagina 61 si richiama la diffusione di mezzi caratterizzati da consumi energetici ridotti e da emissioni di CO2 molto basse o pari a zero, cioè l'elettrico. A pagina 53, 83 si intende introdurre quote obbligatorie di veicoli elettrici specificatamente per il trasporto pubblico. Quote obbligatorie. Pagina 354 viene confermato che è necessario favorire l'elettrificazione dei consumi energetici, esempio mobilità elettrica, e perché, aggiungo io, sono 3-4 volte più risparmiosi rispetto alle alternative fossili. Insomma, ancora una volta viene da chiedersi, ma il governo legge gli atti dei ministeri e soprattutto li capisce? La transizione verso i veicoli elettrici, che naturalmente deve essere accompagnata da tantissimo altro, l'aumento del trasporto pubblico locale, l'aumento delle rotaie, della mobilità dolce, la città dei 15 minuti, eccetera, avverrà ben prima del 2035, perché sempre più cittadini e imprese si stanno accorgendo che possono fare il pieno delle loro autovetture a costi molto più bassi se acquistano l'elettricità, più bassi ancora se tale elettricità se la autoproducono con propri impianti di fonti rinnovabili. Ed è proprio questo il punto. Forse si vuole rallentare la transizione in maniera che chi ci vende benzina, gasolio, GPL, metano, continui a vendercela a carissimo prezzo?